Thank you.
parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Noi, quei giovani
siamo terra, terra da coltivare per condurre tutto, i semi, la tua corona di vita, che non cali, va, ma penetra nel nostro cuore. Fa che in questi giorni di festa, passando per le vie della nostra amata Ceglie, possa essere segno tangibile del nostro amore, del nostro essere uniti e diventare così testimonianza di gioia vera. Bandiere delle contrade, simboli diversi per colore e forma, verde come la speranza di quei giovani per un mondo migliore, rosso come l'amore che dovremmo provare ogni giorno verso gli altri, blu come il cielo stellato dopo la tempesta, marrone come la terra che dona i suoi frutti, giallo come la luce che accende il nostro entusiasmo, arancione come vitamina che cura le nostre debolezze. Doni in natura, questi gesti sono segno di condivisione e di sensibilità verso i fratelli e bisognosi. Donaci, Signore, la grazia di mettere sempre il nostro amore al servizio dei fratelli. Fa che sappiamo sempre ringraziarti per ciò che abbiamo e aiutare chi si trova in difficoltà. Nessuna famiglia cristiana, infatti, non può non sentirsi prossimo nei confronti dei poveri, delle persone sole, degli anziani, della grande famiglia umana. Thank you.
e già diamo il benvenuto dopo due anni di assenza alla contrada Aglia di Cristo, che affronta nella terza manche la contrada La Fitta. In questo primo gioco della staffetta, anzi questo primo gioco della staffetta, vede in campo per ogni squadra due giocatori di sesso maschile e uno femminile. Parte il primo giocatore, il maschietto, saltellando all'interno di un sacco. In mano avrà un cucchiaio che dovrà consegnare nelle mani della ragazza che lo attende qui nel primo punto intermedio. La ragazza con in mano uno spillone afferrato il cucchiaio lo stringerà fra le labbra e posizionato un uovo su di esso correrà verso il secondo punto intermedio. Se l'uovo cade la ragazza si dovrà fermare nel punto in cui è caduto l'uovo, chiaramente, e potrà ripartire dopo che questo sarà stato riposizionato. La ragazza consegnerà infine lo spillone all'ultimo concorrente che con lo spillone correrà verso il punto dove saranno posizionati i palloncini. Chiaramente la manche sarà vinta dalla contrada che per prima scoprirà il palloncino che vedete in fondo verso la piazza. 3, 2, 1, via! Ok, la prima manche di questa staffetta è stata vinta da Porta Nuova. Siamo pronti? Giovani, pronti? 3, 2, 1, via! That's a nice.